Buongiorno e benvenuti, sono Marco Farco di Link Italia e in questa video pillola voglio introdurvi al concetto di modem libero per la vostra connessione domestica. Nel 2019 Agicom ha deliberato il diritto al modem libero per la connessione domestica. C'è la possibilità per i consumatori italiani di scegliere che tipo di dispositivo utilizzare per accedere a internet e creare una rete wireless che meglio si adatti alle proprie esigenze di connettività, senza essere quindi obbligati a utilizzare il modem fornito dal proprio operatore telefonico. Adesso è possibile utilizzare anche altri dispositivi purché compatibili con la tecnologia della propria connessione internet. Bisogna innanzitutto controllare bene se la propria rete è coperta da FTTH, cioè fibra ottica fino alla propria abitazione, FTTC, cioè fibra ottica fino alla cabina e poi rame fino alla propria abitazione, oppure la vecchia DSL. Una volta appurato con quale infrastruttura abbiamo a che fare, è possibile scegliere un modem compatibile tra le offerte del mercato. Acquistare un modem nel mercato libero permette di solito di risparmiare rispetto alla scelta obbligata del proprio operatore. Ci lascia piena libertà di scelta sulle caratteristiche tecniche e sul design e ci permette di adottare in futuro un nuovo modello con nuove funzioni. Tra le migliori proposte di Link segnaliamo il modem router, adatto anche per chi ha tecnologia FTTH DVA-5593, con tecnologia wireless con velocità fino a 2200 Mbps, VoIP e Gigabit.